Continua la divisione del primo posto in classifica fra Prorecco e Savona. I biancocelesti superano ad Imperia, in vasca neutro per squalifica di quella bogliaschina, il Bogliasco per 18-9, quadriplette di Deserti e per i campioni d'Europa Giorgetti e Slokovic, che diventa il nuovo capocannoniere a 19 reti. Anche perché Teo Diogas, espulso nel primo quarto insieme con Tyrrell per reciproche scorrettezze, in Ortigia Bogliasco e non può segnare. Degli 8 gol liguri, doppiette dei fratelli Luongo e Sadovi. Il Savona passa Latina con doppiette di Rizzo e Goran Fiorentini per 9-7, ma è del Nervi la partita più tirata e bella. Parte male contro la Brixia, 0-3 subito, rimonta fino ad un primo 5-5, la Brixia accelera ed il Nervi pareggia una seconda ed una terza volta. La Brixia fallisce il vantaggio con un tiro di rigore parato da Moses e un vantaggio numerico sprecato. La Brixia perde anche Bovo, che dà indicazioni in gradinata. Sulla panchina societariamente resta solo l'addetto stampa Eleonora Rossini, ma in vasca comanda Vinchi, che presiede il time out. Brixia e Nervi perdono Eles e Valentino per limite di falli. 10-10 a 2 minuti dalla sirena. La Brixia ha la possibilità di portarsi in vantaggio su 5 metri fischiato da Caputi, ma Moses lo para ancora. Caputi fa ribattere perché Baldinetti, subito dopo espulso, chiama Rat e lo distrae nel momento del tiro. Sulla ribattuta è gol, valido. Caputi è bersaglio di contestazione, esce dalla vasca e per lui la partita è chiusa così. Celia si offre di mediare con i tifosi, l'arbitro ingegnere ci ripensa. Ma negli ultimi 2 minuti c'è solo il gol di Nora e quello definitivo di Roberto Calcaterra, su assist dell'ex ternese Paparelli. Anche Marino e Chiavarini prendono la via degli spogliatoi. Alla fine 5 gol dell'ungherese Niechi e 4 del romeno italiano Rat. Ottima rimonta infine dell'Imperia alla Nannini, che con l'ultimo parziale di 5-2 rimonta un 11-7 alla fine del terzo tempo e per poco non pareggia. Ma noi ormai ci proviamo un po' con tutte, e è venuto fuori un risultato così, speravamo alla fine, ci credevamo, potevamo anche agguantare un pareggio, è andata così.